Salve a tutti Mass Effect fans, benvenuti finalmente su Horizon. Quanti episodi che dovevamo venire qua, ma quanti episodi, dicevo, quand'è che Mordin prepara queste cavolo di difese contro gli sciami cercatori? Finalmente siamo giunti sul pianeta. Prima di cominciare però, sto notando che si sta creando un po' di confusione per quanto riguarda la comunicazione youtuber-utente. Vari post aggiornamenti io li scrivo principalmente su Facebook, ovviamente robe che riguardano il canale, video e se c'è qualche ritardo, insomma aggiornamenti. Ovviamente a non tutti piace Facebook come social network, legittimo, però per quelli che appunto non mi seguono su Facebook, scrivevo gli aggiornamenti nella tab discussioni del canale. Mi avete fatto notare in diversi che questa tab non è visibile da chi mi segue col cellulare. Quindi come facciamo? Se avete qualche idea, scrivetemela sotto nei commenti, perché molti di voi non ricevono gli aggiornamenti. Tipo, questa settimana ci sarà un video con Leon, la prossima settimana ci sarà un altro video Codex. La gente queste cose non le sa, quindi si becca i video così a random. Non è molto bello essere randomici, perché poi la gente si stufa. Io non vorrei che quei pochi iscritti che ho guadagnato in questi ultimi mesi si disiscrivessero dal canale perché non sanno quando usciranno i video. Se avete un'idea di una possibile soluzione, lasciatemela scritta nei commenti. Detto questo, iniziamo. Mi sono dimenticato di cambiare l'arma pesante. E infatti dovrò cambiarla il prima possibile, sperando che ci sia il patacchio per cambiare le armi. Siamo a terra. Mordin, sei sicuro che questi potenziamenti delle corazze ci proteggeranno dagli sciami cercatori? Assolutamente. È impossibile, ma in quantità limitate dovrebbero impedire individuazione, rendendo invisibili gli sciami, in teoria. In teoria. In teoria. In teoria. Tecnologia sperimentale, unico test e contatto con... sciami cercatori, impaziente di vedere se sopravvivrete. Vabbè, in pratica siamo delle cavie. Allora, ci saranno parecchi collettori, quindi potremmo, sì, dare via alle munizioni incendiarie. Tra l'altro in squadra abbiamo Jack, che Jack devo dire quando combatte in modo autonomo combatte e fa anche un bel po' di danni. Allora, eccoci qua, le mosche iniziano a ronzarci addosso. No? Ma lo faranno. Eccoci qua, già al primo scontro. Ah, è vero, loro c'hanno le barriere, quelle biotiche. E allora facciamo... per le barriere biotiche mi servirebbero un diverso tipo di munizionamento. Però io li vedo... no! No! Allora, cominciamo a fare le cose per bene, bestia. È vero, qua sblocchiamo il raggio dei collettori, che è la mia arma pesante, non dico preferita, ma quella con cui ci ho affrontato la maggior parte delle mie run. Nel senso che tengo praticamente fissa solo quella, perché fa un botto di danni. Senti, no, ma Jack non può essere già a terra, che cavolo. Allora, io non mi posso esporre. Non si è visto, ma ho lanciato. Si è intuito, ma non si è visto. Senti, hai un po' scassato i cosiddetti. Ale. Dovrebbe mancarne uno, esatto. Quindi io direi che potrei fare anche così. Tac. Borda. Ah no, ne mancava un altro, però. Bestia. A posto, possiamo proseguire.
Il primo round è mio. Sì, ma cambia le munizioni quando te lo dico. Grazie. Bene. Bella. Tralasciando la forma degli alberi 2D e che sono tutti policoni incrociati, però nell'insieme è bella come immagine. Nel frattempo volevo ringraziarvi per aver seguito il primo videocodex sullo spazio umano e ho visto con un certo piacere che la cosa vi ha interessato e che appunto ne state aspettando altri. Ora, siccome ultimamente, come avete visto dall'ultimo video del bidone dell'umido, è tornato Leon, abbiamo fatto insieme qualche altro video, alternerò, perché sennò vengono troppi video la settimana dopo un casino e la gente ovviamente anche... la gente ha una vita e quindi non pretendo che stia sempre sul mio canale, però... verrebbero troppi video la settimana, verrebbe fuori un casino, quindi alternerò il video che faccio con Leon e i video codex, quindi una settimana ci sarà un video codex, la settimana dopo ci sarà il video con Leon e così via. Ora questa settimana ci sarà il secondo video codex, che per quanto riguarda il video codex, scusate, metto un attimo in pausa il gioco perché questo è importante. Se vedete che un'altra persona ha già scritto l'argomento che volevate anche voi, mettetegli un like, così io e l'altro ragazzo, Alexis, riusciamo a valutare la maggioranza dei voti. Perché altrimenti ci tocca, se ci sono 5 persone che scelgono 5 argomenti differenti fra loro, ci tocca sceglierne uno tagliando fuori tutti gli altri. Non lo facciamo apposta, però, insomma, se sappiamo che il pubblico, più persone vogliono lo stesso argomento, porteremo principalmente quell'argomento. Al tempo stesso, se nel video precedente avevate scritto il vostro argomento che volevate vedere in un video successivo che non è stato scelto, riproponetelo, perché non possiamo tenerlo tutto a mente, riproponetelo all'infinito, rompiteci le scatole praticamente, ok? Cavarcela da soli. Vabbè, a questo ci siamo abituati, suppongo. Ah, già, è vero, qua... qua, se non sbaglio, c'è il collettore drift. No, non ho fatto in tempo a farvelo vedere. C'era un... se si arriva a questo punto senza attivare la battaglia e si avvia... cioè, si guarda col fucile da cecchino il trasporto in fondo, nello sfondo... si vede un collettore che pattina, che fluttua nel nulla. No? Allora, momento. Te. Ok. Non mi fido molto in modalità folle con il fucile di precisione. Al momento non ho neanche... fischia. Non ho neanche un riparo, quindi me la devo giocare con lezzi vezzi con lo scalino qua. Boom. No, il frizzino, frizzello. Allora, qualcuno gli lanci qualcosa, per favore. Vabbè, finché... dove vai? No, allora, niente. Eccoci. Ancora uno, vai. Il buono di questa abilità, l'onda d'urto, è che può trapassare i muri. Quindi anche se uno è nascosto dietro un riparo... no, Jack, brava. Vai lì. Stordiscilo. Ottimo. No, 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 Jack, allora, se sei lontana, usa la pistola. E vai. E anche il secondo round è nostro. Questi cosi assomigliano ai mutanti che i Geth usavano su Eden. Lo stavo per dire anch'io. Questi cosi, i Geth, non venivano dalla Sovereign. Esatto. Dunque il tuo uomo misterioso aveva ragione. I collettori devono lavorare per i razziatori. Ricordiamo che su Eden Prime, per convertire i coloni in mutanti, venivano praticamente infilzati in degli spuntoni
che questo potrebbe essere un argomento per un prossimo codex, se vi interessa, come avviene la mutazione tra gli esseri organici che poi diventano quei mutanti al neon blu. Cosa abbiamo qui? Vedi? E quell'affare che hanno praticamente all'altezza dell'ombelico, quel tondo lì, è dove sono stati infilzati. Sembra quasi umano. Che sia uno dei coloni? No. Su Eden Prime le vittime venivano impalate su grossi spuntoni per trasformarle in mutanti. Non ne ho visti su Horizon. Dunque, i collettori hanno portato i mutanti e preso i coloni vivi per qualcos'altro. I collettori staranno facendo esperimenti sui coloni. Cosa avranno in mente? Sembra quasi peggio di ciò che mi ha fatto Cerberus. Immagino che lo scopriremo quando li fermeremo. Queste non sono le stesse creature che ho affrontato su Eden Prime. Sono più avanzate, evolute. Muoiono comunque quando gli spari. Però queste non si sono suicidate con l'onda d'urto, a dispetto dei primi esemplari su Eden Prime. Però è altrettanto vero che da Mass Effect 2 in poi sono veramente una piaga questi mutanti. Specialmente nel 3, guarda. Vabbè, andiamo a salvare i coloni, stiamo sprecando tempo. Andiamo a salvare i coloni. I collettori non fuggiranno con altre vittime. Andiamo. Come vuoi tu, capo. Allora, siccome ci saranno anche dei nemici piuttosto cattivi, chiamati progenie, io faccio un save state qua, perché non si sa mai. Qua. Tra l'altro, alla fine dello scorso episodio abbiamo avuto un piccolo assaggio di un collettore particolare e di una voce che ha detto: assumo il controllo. Cosa che affronteremo in questa missione in particolare, in cui incontreremo l'Araldo. No? Sì. Dai, però, io finisco subito i colpi del pompa, buona. Del cecco. Vai. Dovrebbe essercene uno, se riusciamo magari a eliminare lo scudo, esatto. Dai, rialzati, bravo. Olè. Avete notato che io sto usando più spesso l'abilità, quella dello schianto, perché, diciamo, fisicamente i collettori sono più deboli degli altri nemici, quindi ho un po' più di fiducia in me stesso nell'usare questa mossa, ma con gli altri non conviene. E l'abbiamo potuto constatare con le morti negli episodi precedenti. Allora, piuttosto che andare avanti, che poi partirà un breve filmatino, no, non si apre, quindi devo fare il giro per forza. Nulla come non detto. Sì, ti sento che fai versi. Dove sei? Bravo, resta lì, bravissimo. Così si fa. E faceva il balletto, il tip tap, hai visto? Tac, tac. Allora, raccogliamo un po' di ammunitions. Questo, sempre una buona prassi. Allora, porta con porta. No. Cintura con cintura, pistone col pistone, cactus col cactus e C con C. Esh. Ok, a posto. No, fammi questo.
E questo cos'è? Un campo di stasi? Li lascia inermi, ma coscienti. Sono rimasti così a lungo. Oh, il raggio particellare è lì, però lo prendo subito perché sennò parte un'altra battaglia. E invece andiamo di sopra a vedere che cosa c'è nel piano superiore. Ok, altre munizioni che al momento sono pieno. Computer viola. Viola. Tac. E le tic tac arancioni nel mezzo. Non è questo. È questo. Ok. Ale. Ok, possiamo andare di sotto. Questo campo di stasi, come ha detto, le tiene, tiene i coloni coscienti, perché morti non gli servono, vivi scapperebbero e quindi li mobilizzano, così praticamente arriva poi la raccolta e loro non possono fare niente. E tra l'altro, tra le vittime di questo campo di stasi c'era anche Ashley Williams, che abbiamo visto nel termine del finale. Cioè, nella parte finale dell'episodio dell'episodio precedente. Ok. Meglio prenderlo subito, raggio particellare. Prendi. Accetta. Mi sento overpower. Però adesso ho bisogno di un riparo. Corri. Ricevuto raggio particellare. Oh. Assumo il controllo diretto. Assumo il controllo diretto. L'ho detto prima io. Non ho più gli scudi. Sì, chinati. Ma scusa, ma mi prende in giro, cioè, aveva in mano il raggio particellare. Ah, sì, ci sono. L'araldo. Se devo farti a pezzi, Shepard, lo farò. Sarà solito dirci queste frasi molto molto amorevoli. Fa male. C'è niente da dire. Se devo farti a pezzi, Shepard, lo farò. Ok, ne resta uno. No, non esplode. Così non lo beccherò mai nella vita, però. Va bene. Sciogliti! Bravo. No! Però... Bestia... L'ho preso? Dimmi che l'ho preso. Dimmi che l'ho... preso. Allora, meglio... meglio non sprecarle tutte, perché mi serviranno poi dopo per... per qualcosa di molto più cattivo. Ok, qua questa comunque sembra una buona posizione perché riesco quasi a lamerare. Aia! No, 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 no! E dai! Ci mette 10 anni per rimettersi con le spalle al riparo. Madonna, però. I miei attacchi vi faranno a pezzi. No, 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 Jack, rimani sotto. Non indietreggiare. È sicuro di quello che stai facendo? Ok. E sciogliti! No, questo è Grant. No?
Ok. Dovrebbero comparirne altri due, se non ricordo male. Però devo avanzare. No. Mi corro in qua. Bene, munizioni per l'arma pesante. Ah no, ho già finito? Che stavolta ho fatto presto. C con C. Pistone col pistone. Olè, esci. Abbiamo compagnia. Esci allo scoperto, subito! Sei umano. Cosa ci fai qui? Li condurrai dritti da noi! Ho sgombrato la strada. Sei fortunato a non essere nella stiva della nave dei collettori. Quelle cose erano collettori. Vuoi dire che esistono davvero? Eh beh, se li hai visti... Pensavo che fossero solo un'invenzione. Sai com'è? Propaganda. Per tenerci nello spazio dell'alleanza. No! Hanno preso Lilith. L'ho vista cadere. E anche Stan. Hanno preso quasi tutti. Devo sapere cosa ci aspetta. Dimmi tutto quello che ricordi. Qualche ora fa abbiamo perso il segnale delle comunicazioni. Ero sceso qui per controllare la griglia principale. Poi ho sentito gridare. Ho guardato fuori e c'erano degli sciami di insetti. Tutti quelli che toccavano restavano paralizzati. Ho sigillato le porte. Dannazione. È colpa dell'alleanza. Certo. Hanno stanziato qui il capo Williams per costruire quelle torrette difensive. Ci hanno resi un bersaglio. No. Sarebbe stato un bersaglio. Anzi, senza le torrette difensive sarebbe stato un bersaglio ancora più facile. Potremmo usare le torrette, infatti è quello che faremo. Se avete delle difese, possiamo usarle contro la nave dei collettori. Prima dovresti calibrare il sistema di puntamento. Non ha mai funzionato bene. Possiamo arrangiarci. Tu dici dove si trova. Dirigetevi verso il trasmettitore principale dall'altra parte della colonia. Impossibile sbagliarsi. I comandi di puntamento sono nella base. Conosci questa colonia e il suo equipaggiamento? Dovresti venire con noi. Non se ne parla neanche. Probabilmente ci saresti solo di ufficio. Già, quello che pensavo anch'io. Ti lascerò uscire, ma chiuderò la porta alle tue spalle. Non voglio rischiare. Buona fortuna. Credo che ne avrai bisogno. Ho sbagliato a rispondere perché, non so se avete notato, volevo andare giù con la freccina ma ho premuto troppo presto. E quindi ha preso la risposta di sopra. Vabbè, poco importante. Al massimo... Oh, sì, il patacchio per cambiare l'arma pesante. Ah, no, ma ce l'ho già l'arma pesante, vedi? Là. Anzi, aspetta. Jack, fucile a pompa, eviscerator... no, quella migliore. E la carniflex, niente. Io, finita questa missione, devo mettermi di brutto a sondare i pianeti e sbloccare le armi nuove. Perché altrimenti farò una strada molto breve. Passa forte la parete. Ah, non c'è stato bisogno di violarla, era già aperta. Allora, da qui inizierà l'inferno vero e proprio, perché ci sarà uno schifo di insetto volante fortissimo con 35 scudi. E ho fatto un fail perché non è qui, ma è passata la porta che sta là in fondo, scusate. Come ho detto all'inizio della serie, sono passati già qualche annetto dall'ultima volta che ho rigiocato a Mass Effect. Sì, sì, vabbè. Allora, due collettori droni. Il collettore drone già dice tutto. Assumo il controllo di questa forma. Questo è un collettore drone. Non c'è bisogno che ve lo stia a spiegare, si capisce, insomma, dai. Collettore guardiano. E là dietro ci sarà la progenie. Io odio la progenie. Progenie che poi, tra l'altro, con il raggio dei collettori gli fa un baffo. Quindi prepariamoci bene. Facciamo un save state. Non posso save statare, quindi buona la prima.
No, 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 no. No, no, via, via. Li abbatterò. Continuate. Via. Questi fanno malissimo. No, 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 dai, 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 dai. Ma l'avete visto che l'ho premuto 75 volte il pulsante e non l'ha fatto? Ce l'aveva davanti, di fronte proprio. Questa è una morte ingiusta. Dov'è? Eccolo là, la progenie. Vediamo di togliere di mezzo questi prima. E tutte e due ovviamente a terra. Chi è che mi spara da sinistra? L'araldo. Ah, Gesù. Salvami tu. Morto. Mortissimo, ovviamente. Qui la tattica non trova più posto. Arrivano guai. No, non antabbare. Sì, questo mi spona accanto così, a caso. No, ci arrivi al bersaglio, solo che boh. Colpirlo costa troppa fatica. E mori! Sì, vabbè, oh. Sta diventando frustrante questo livello. Madonna! Dio buono, uno dei nemici peggiori dell'intero universo di Mass Effect. Alleluia! È stata tosta, però ce l'abbiamo fatta. Come mai non abbiamo incontrato altre persone paralizzate? Probabilmente, ormai li hanno già portati sulla nave dei collettori. Immagino che abbiano quasi finito qui. Già. Allora, lo schifo volante che dicevo prima è dietro questa porta. Ovviamente non apparirà subito, però. Tac tac. Poi. Olè. Adesso noi dobbiamo attivare la torre, quella lì che controlla la torretta, quella là. Appena lo farò, da uno di questi punti indecifrati spunterà quello schifo volante. E tra l'altro, dagli angoli bui, vabbè, appaiono questi. Che l'hai mancato! No! No, 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 no. Ma perché tutte le volte devo rimettere la modifica alla munizione? Allora, toglimi di mezzo questo. Vai. Essendo in una posizione sopraelevata, ci sono meno probabilità che ci colpiscano con il loro attacco, che oltre a essere congelante ti toglie subito lo scudo ed è molto pericoloso. Gli ho strappato le gambe. No, dove vuoi andare te? T'ho visto, eh. Attenzione all'atterraggio. Ecco. Vabbè, resta lì. Bravo. So, se magari mi date una zampa, vi dico anche grazie. Madonna, guarda, una caccola di vita gli è rimasta e per poco non mi fa fuori. Ecco il trasmettitore. Ok.
Ho di nuovo tutte le munizioni pesanti. Bene, bene, bene. Queste mi servono. Salviamo. Perché da qui in poi sarà veramente da sclero. Almeno per quel che mi ricordo. Poi ci sta che mi porto bene. Dico che è da sclero, invece è facile. Però mi sa che me la sono appena gufata. Sta zitto. Ok. Normandy, mi ricevi? Io Joker, il segnale è debole, comandante, ma ti sentiamo. Facciamoli a pezzi. È il momento di fargli capire che anche noi ci sappiamo fare. Ida, attiva le torrette difensive. Gli errori nel software di calibrazione possono essere facilmente risolti, ma ci vorrà del tempo per portare le torrette a piena potenza. Raccomando un atteggiamento difensivo. Non potrò mascherare l'aumento di potenza del generatore. I collettori cercheranno di fermarlo. Bene. Beh. Qualche consiglio utile? Solo uno. Rinforzi nemici in avvicinamento. Le consiglio di preparare le armi. Utilizziamo il nostro nascondiglio. Assumiamo il colpo a terra! Subito! No! Ignorate i caduti. No! Ok. Conoscerai il dolore, Shepard. No, 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 non ci pensare nemmeno. Ok. Preso. Preso. Sulla sinistra! Occupatene tu! Esatto. Siamo in vostro. Ho perso gli scudi. Forse questa è una posizione buona. Se non ci colpiscono alle spalle. Ok. Bypass della sicurezza e tentativo di ripristino d'emergenza dell'energia. Proteggete la torretta difensiva. Jack, dovresti venire qua però, Però vabbè, anche lì almeno li distrai e nel caso ti rialzo io. Ecco, finito le munizioni, perfetto. Siamo là. Ma Grant non spara più. Colpo d'impatto! Hai finito di spammare colpi? La vostra forma è fragile. Anche la vostra, se è per questo. Mi abbatterò. Miei attacchi mi faranno a pezzi. E i miei ti scioglieranno. Li elimineremo. Il vostro annientamento. Ma Grant non fa nulla sul serio. Vado. Vado sul vostro potere. Alleluia. Olè. Posso usare altre munizioni? Sì, me le ha ricaricate, bene. Evidentemente ti ridà un po' di munizioni tra un'ondata e l'altra. Allora, c'è quello là che fa il camper dietro lo scudo. Però posso prendergli il ginocchio? Sì, posso, bene. Vai, resta lì, la spalla, ottimo. Dovrebbe mancarne uno prima del boss. Posso salvare? No. Quindi o la va o la spacca, se muoio c'ho da rifà tutto. Sì, però... Dov'è?
Sento il suo scaracchio, ma non lo vedo. Preso. No, no, venite qua. Aia, io ho paura di quello che sta per venire adesso. Perché oltre allo schifo volante, ci sono anche i mutanti. No, no, no. Non volevo sprecare le munizioni per loro. Ma le avevo raccolte le munizioni, perché non me le segna? Se devo farti a pezzi, Shepard. Possibili candidati per cosa? Posso annientarvi tutti. No, l'ho mancato, perfetto. Ok. Me lo ricordavo un po' più corto questa parte. Batteria antinave Guardian al 60%. Sincronizzazione dei protocolli di portamento con i sistemi della nave. Continuate a proteggere la torretta. No, no, Grant, stai lì, stai lì. Jack, vieni qua. Assumi quello che ti pare. Mi sa anche che assumi qualcos'altro. E 100 si faranno avanti. Sì, sta giù, a terra. La vostra forma è fragile. Se devo farti verso gli lo farò. Dai, metti fuori la testina. Oh, ma non sai dire altro, eh. Oh. Siamo l'araldo del vostro. Ti abbatterò! Uff. Dai, dov'è il... Non può essere finita. Ne arriveranno... Oddio. Eccolo lo schifo volante. Perché mi ha teletrasportato qua? No, non vale così. Non so cosa sia, ma tieniti alla larga. No, bestia, vedi che fa malissimo? Ecco, si è ricaricato lo scudo ora. Ecco, meglio allontanarci. Spiegamento delle batterie antinave contro i collettori. No, no. No, ma neanche qui. Morto? Mortissimo? No, ok. Dai, scudo! Grazie. Oddio. No! Oddio. No! Dai! Guarda, non si...
Ma dai, bastiano proprio. Ma non si china! Ho avuto un colon assurdo, in quella parte lì, però... Dai, che è quasi morto! Il Praetorian! No! No, 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 no! Via! Via! Ho detto via! Via! Ho detto via! Bestia, corri! Sapete questo cosa vuol dire? Che ci ho rifatto tutto. Oh, bestione. Basta, no, se... Seriamente. Bene, leva le tende, show. Tela proprio. La maggior parte dei coloni è a bordo. No, non lasciarli fuggire. Quella nave è enorme. Esattamente come dovrei fermarla? Lì dentro c'è mezza colonia. Hanno preso Egam, Sam e Lilith. Fa qualcosa. Non volevo che finisse così. Ho fatto il possibile. È stato un buono scontro, Shepard. Shepard? Aspetta, lo conosco quel nome. Ma certo, mi ricordo di te. Sei un grande eroe dell'Alleanza. Il comandante Shepard, capitano della Normandy. Il primo spettro umano, salvatore della cittadella. Sei al cospetto di una leggenda, Delan, e di un fantasma. Ma con tutta la gente che abbiamo perduto, dovevi salvarti proprio tu. Al diavolo, ne ho abbastanza degli agenti dell'Alleanza. Come sia stato possibile che Ashley si sia liberata dalla stasi, non si sa. Pensavo che tu fossi morto, comandante. Lo pensavamo tutti. La cosa strana, che non ha senso, è che qualsiasi cosa risponderemo, lei ci risponderemo ad acido. Per esempio, 2 anni che io non vedo questa persona, no? Dice, è bello rivederti. Insomma, Shepard ha chiesto del suo equipaggio, no? All'inizio. È passato di tempo, Ash. Come stai? È tutto ciò che hai da dire. Ricompari dopo 2 anni e parli come se non fosse successo niente. Ti avrei seguito ovunque, comandante. Crederti morto è stato un duro colpo. Perché non mi hai contattata? Perché non mi hai fatto sapere che eri vivo? Non ero neanche cosciente. Non avevo scelta. Ho trascorso gli ultimi 2 anni in coma, mentre Cerberus mi ricostruiva. Ora lavori con Cerberus. Non posso credere che i rapporti fossero fondati. Io non lavoro. Rapporti? Ehi, state perdendo colpi. L'intelligence dell'Alleanza riteneva che ci fosse Cerberus dietro le sparizioni delle nostre colonie. Secondo una soffiata ricevuta, questa sarebbe stata la prossima. Anderson ha cercato di tenermi all'oscuro, ma giravano voci secondo cui non eri morto. Stavi lavorando per il nemico. Non lavoro per Cerberus. Cerberus e io vogliamo la stessa cosa, salvare le nostre colonie. Ciò non significa che io sia ai loro ordini. Lo credi davvero? O è solo quello che Cerberus vuole farti credere? Volevo credere che tu fossi vivo, ma non mi sarei mai aspettata questo. Hai voltato le spalle a tutto quello in cui credevamo. Ash, mi conosci. Sai che agirei soltanto per la giusta causa. L'hai visto tu stessa. I collettori stanno prendendo di mira le colonie umane e lavorano con i razziatori. Vorrei crederti, Shepard,
ma non mi fido di Cerberus. E mi preoccupa che tu lo faccia. Che cosa ti hanno fatto? E se ci fossero dietro loro? Se lavorassero con i collettori? Anch'io odio quei tizi, ma non sono l'unica minaccia esistente. Esatto. Stai lasciando che ciò che provi per il loro passato influenzi i fatti? Forse. O forse sei tu che ti senti in debito con Cerberus per averti salvato. Forse sei tu quello che si lascia influenzare. Sei cambiato. Ma io so ancora dove riporre la mia lealtà. Sono un soldato dell'Alleanza. Ce l'ho nel sangue. Tanti cari saluti. Farò rapporto alla cittadella. Lascerò che siano loro a decidere se credere o meno alla tua storia. Avrei bisogno di qualcuno come te nel mio equipaggio, Ash. Sarà come ai vecchi tempi. No, non credo. Non amo particolarmente gli alieni, ma Cerberus è nota per il suo estremismo. Non lavorerò mai per un gruppo simile. Arrivederci, comandante. Buona fortuna. Strano che Cerberus non abbia cercato di reclutarla. È vero che un soldato fino al midollo, però. Manda la navetta a recuperarci. Ne ho avuto abbastanza di questa colonia. Bene, e la seconda parte di questa battaglia non è stata registrata nonostante io avevo premuto il pulsante REC sulla camera, quindi boh, vabbè, tanto, fortunatamente c'era soltanto il filmatino. Io direi a questo punto, dicevo, strano che Cerberus non ha cercato di reclutare Ash considerando che a lei non piacciono gli alieni. Vero che un soldato fino al midollo, però... sappiamo che l'uomo misterioso è riuscito a convincere anche soldati fino al midollo a unirsi a Cerberus. Guarda coso, come si chiama, Jacob, lui è un soldato fino al midollo ed era nell'alleanza. E però si è unito a Cerberus perché ha visto uno spiraglio, qualcosa che l'alleanza non offriva, e Cerberus invece sì. E quindi ha fatto ciao ciao all'alleanza. Allora, prima di proseguire io voglio fare due chiacchiere con Joker. Shepard, ottimo lavoro su Horizon. Con un po' di fortuna i collettori ci penseranno due volte prima di attaccare un'altra colonia. Non è una vittoria. Abbiamo interrotto i collettori, ma hanno comunque rapito mezza colonia. Sempre meglio che l'intera colonia, e più di quanto abbiamo mai ottenuto dall'inizio delle sparizioni. Ora i collettori saranno più cauti, ma credo che troveremo un altro modo di attirarli allo scoperto. Ci occorre un piano. Passiamo all'attacco. È troppo presto per passare all'attacco. Ci occorre un piano. E ora cosa facciamo? Dobbiamo tenere i collettori sotto pressione. Ora saranno più cauti con le loro operazioni planetarie. Perciò ci servirà un'altra opportunità. Sto concentrando tutte le risorse per trovare un modo di attraversare il portale di Omega 4. Dobbiamo colpirli a casa loro. La tua squadra dovrà essere forte e risoluta. Non potranno esserci ripensamenti. E lo stesso vale per te. Posso supporre che tu ti sia lasciato alle spalle le tue relazioni passate? Sono cose riservate. Non sono affari tuoi. Se influiranno sulla missione, meglio lasciarsele alle spalle. Shepard, quando troveremo il modo di attraversare il portale di Omega 4 per raggiungere il pianeta dei collettori, non c'è garanzia che possiate tornare. Per avere qualche speranza di sopravvivere, tu e la tua squadra dovrete essere davvero determinati. Grazie per l'incitamento, ma ce la caveremo. Ti ho inviato altri tre dossier. Continua a riunire la tua squadra mentre cerco il modo di attraversare il portale. E fa attenzione, Shepard. I collettori ti terranno d'occhio. Immagino che dovremmo farlo davvero. Attraversare il portale di Omega 4 e affrontare direttamente i collettori. Non vedo l'ora. Tuttavia, dopo ciò che quei bastardi hanno fatto su Horizon, ti fa riflettere. Qualcosa non va? No, è solo che, anche se ce la faremo, ci sono buone probabilità di non tornare. Dovrò occuparmi di alcune faccende in sospeso. Immagino che anche gli altri provino lo stesso. Chiudere ciò che è incompiuto, capisci? Ok.
Oh, Tain Krios come dossier e Samara, apriti sesamo. Raggiungi Estrom. Forma una squadra. Due eroe. Ehi, comandante, è piuttosto strano imbattersi in certa gente dopo tanto tempo, non credi? Forse è stata solo una trappola, ma mi ha fatto piacere rivedere Ash. Capo operazioni Williams, vero? Un altro motivo per ricordare che non ho perso solo 2 anni di vita. Meglio non pensarci. Sì, ho capito, comandante. Qui va tutto bene, presumo. Vuole farmi fuori per uno scherzo idiota. Ok, ho detto di voler formattare il nucleo dell'IA, ma non parlavo sul serio. Avremmo perso pochi sistemi, i più fastidiosi. Sottolineo il fatto che le modifiche alle risorse umane non rientrano nella mia autorità. Ma allora perché? Perché ce l'hai tanto con me? Le mie risposte erano mirate a provocare, non a recare disturbo. Le sue reazioni sono atipiche per un umano. Lei è interessante. Non voglio sentire un'altra parola che non riguardi la nostra missione, è chiaro? Certamente, Shepard. Joker? Libero? Sì, sì. Non ci posso credere. Allora, ragazzi, prima di lasciarci, io direi per il prossimo episodio intanto dobbiamo andare a parlare con Anderson, perché altrimenti se andiamo troppo in là col gioco e poi andiamo a parlare con Anderson... Hai ricevuto un messaggio sul suo terminale? Sì, lo so, sta zitta. Dicevo, se andiamo a parlare con Anderson quando siamo troppo avanti, dopo quello che ci dirà sarà legato, cioè niente, vabbè, niente. Meglio andarci subito. E poi, più avanti, andremo sulla nave dell'ombra. Però questo lo vedremo fra qualche episodio, anche perché prima devo scendere su... oddio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, il pianeta dove ci sta Liara. Allora, quindi, selezioniamo già gli obiettivi per il prossimo episodio. Abbiamo detto... Cittadella per parlare con Anderson. Siccome sarà una chiacchierata e basta, direi che il prossimo episodio andiamo a reclutare... No, Firewalker si torna nel manufatto. Incursione gate, esplora la base di cervi. A reclutare Tali, ecco. Perché così una volta che avremo Tali a bordo, possiamo portare avanti la DLC dell'Hammerhead. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e nel frattempo, dal prossimo episodio, mi metto a sondare un po' di pianeti, così per il prossimo episodio abbiamo già un po' più di materiali per potenziare il nostro arsenale e il nostro equipaggiamento in generale. E se Dio vuole, un nuovo fucile da cecchino, perché quello che ho adesso comincia a essere abbastanza deboluccio. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio.